considero una brava persona, nonostante il fatto che sia animalista. Riccardo Manca, buonasera. Buonasera, eccoci. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, caro Riccardo, subito ti presenti con questa maglietta, la solita maglietta Stop Killing Animals. Ma noi qui siamo abituati a mangiarci gli animali come ci pare, cioè a mangiare gli animali ogni santissimo perché giorno. Voi siete rimasti all'età della sua. No, non siamo rimasti all'età della sua. Non vi siete evoluti. Vedi, tutto quello che si sente in questa trasmissione è ovviamente autoreferenziale, cioè tutti parlano per una propria causa. La differenza io parlo. Sì, ma noi. Senza noi, che gli animali te l'abbiano chiesto, noi, peraltro. Ma noi, noi rispettiamo quello che ci è stato donato. Voi vivete come se non doveste morire mai, ma morirete senza aver mai vissuto. Aver mai vissuto. Perché vi preoccupate esclusivamente del vostro ego. Siete autoreferenziali e continuate a misurare gli animali con la lente distorta della vostra pseudo-intelligenza. No, scusami, Matto, Davide, sei tu matto perché non hai connessione, tu sei disconnesso. Sei disconnesso. Lo vedi com'è ridotto il mondo? Dipende da come trattiamo gli ultimi. Gli ultimi. No, io non è che urlo, io sto dicendo le cose. Gli ultimi sarebbero gli animali. Gli ultimi sono gli animali, esattamente. Ecco, questo lo scrive anche qualche religione ed è l'errore più macroscopico che noi possiamo compiere. E cioè come mangiamo su quelli li proteggiamo. Non sei fatto, non sei stato creato per mangiare gli animali. Noi insieme a tutti gli attivisti ci occupiamo di restituire almeno dignità e voce a queste creature che sono fratelli più che ogni altro posto in Italia. Scusami Giuseppe, prima hanno citato Tolstoi, si sono dimenticati di dire che Tolstoi tra l'altro era una persona che stava dalla parte degli animali, una leggenda, la solita leggenda. Pure Hitler era vegetariano. Tutte cazzate. Hitler lo era per motivi medici. Ma scusami, allora, quindi non era certamente un animalista. Finché esisteranno i macelli, esisteranno i campi di battaglia. Io stasera mi sparo a cena un branzino Davide, al sale. Te dici sempre questa stronzata. Però io al posto tuo. Ma il branzino se lo mangiarono Ma che cosa? Lo sai che l'indice posso dire. Al sale. Vabbè, ma sei perché sei il classico al sale. Perché sei il classico predatore da salotto. Scusami Riccardo, ma veramente secondo te mangiare il branzino, uno si dovrebbe sentire in colpa a mangiare il branzino? Al di là di questioni mediche. Ma tu, non sei mai stato sott'acqua, hai visto il mondo sotto marino? Certo, ecco, allora perché dobbiamo andare a rompere i coglioni anche sott'acqua? Per mangiarlo. Ma non sei fatto, cioè se tu fossi abilitato a mangiare quelle creature, dovresti procacciartele con quello che ti ha fornito la natura. Sì, ma i pescatori utilizzano degli strumenti. In natura questo non accade. Le prede e i predatori obbediscono a leggi che sono insindacabili. Secondo te il branzino al sale che lo vendono a tutti i ristoranti? Ma di che non va mangiato. Mangiatevi poi anche il nickel, il cadmio, quello è nezzo. Allora siete doppiamente coglioni. Secondo te non va mangiato per motivi di assolutamente non va mangiato prima di tutto per motivi. Il salmone e secondo perché poi ti distrugge. Ma ti dico un'altra cosa, l'altro giorno invece Madonna, casa, David, mi hanno fatto sei i crostini con il petto d'oca fumicato. Pensa quanto sei vigliacco, so che lo fanno in modo un po' particolare. Sei vigliacco, cioè tu c'hai la faccia di quelli che si mangiano ancora il foie gras. Sì, buonissimo. Pensa del foie gras, però l'ho mangiato. Non ti auguro che ti accada quello che accade alle orche che vengono seviziate. Il foie gras è una specialità. È una specialità che adesso sarà abolita, speriamo di no. Comunque ci sono dei segnali di risveglio, non so se tu sai che visto che tu sei un fauto, i segnali di risveglio ci stanno, tra cui una condanna definitiva in Cassazione di uno pseudo essere sapiens che ha torturato il cavallo al Palio di Siena. Non so se tu hai saputo. Sì, esatto, nessuno è stato condannato in via cavallo. Definitiva in Cassazione. Vabbè, va bene, perché ha dopato il cavallo. Perché ha dopato il cavallo. Dopato il cavallo non si deve uccidere. Ha dopato il cavallo. Beh, comunque è un maltrattamento. Ma perché non dopate allora i vostri figli? Cioè, secondo te quelli del Palio di Siena andrebbe abolito? Assolutamente, cancellato dalla faccia della terra. Sono criminali. Però sono dei cavernicoli. Sono rimasti all'età della pietra.
ma che cosa dice? Comunque, visto che voi siete devoti al sistema, il vostro sistema l'ha condannato, il vostro sistema, la giustizia umana l'ha condannato. La giustizia è umana. La giustizia appunto umana, come che siamo ridotti così? Ma per forza la giustizia. Ma siamo noi avremmo il dovere. Scusa, mai hai visto un maiale o un orso che fa il giudice? Ma vedi che dice sempre la stessa stronzata. Noi dovremmo custodire ciò che c'è stato. Lo sterminiamo. Il regno animale, la nazione animale. L'altro giorno è uscita su internet un'immagine, un filmato di uno sciatore che segue un lupo. Sì, uno sciatore che ha messo il telefonino a un certo punto con questo lupo che correva sulle piste, e questo lupo credo che sia andato a sbattere contro una rete di recinzione. Ora, questo sciatore rischia, è stato denunciato da alcune associazioni animaliste e rischia una condanna per maltrattamento degli animali, addirittura se dovesse morire, non credo, questo lupo. Ma di che parliamo? Cioè questo inseguiva un lupo che non doveva essere. Il lupo è una specie protetta ed è patrimonio di ogni italiano, come disposto la legge. Ma che mica lo riconosce? E lo spaventi, quel lupo è terrorizzato, perché inseguito da un troglodita, inseguito da uno sciatore, che pensava di divertirsi torturando qualcuno. Ma perché non lo fai con qualcuno della tua specie? Ma roba da pazzi. Ma infatti si inseguono, succede. Ma cosa? Ma loro si inseguono, ma insegue un suo simile o insegue la sua preda. Ah, non è uguale a noi allora il lupo. Come non è uguale a noi allora? No, ma perché gli devi andare a rompere i coglioni? Ma guarda, lo stava inseguendo. Allora tu non sai gli animali, non si possono neanche inseguire gli animali. Noi siamo andati a rompere i coglioni agli animali dentro ai boschi. Gli abbiamo rubato territorio agli animali. Secondo te le piste abbiamo rubato territorio? Andrebbero stoppate. Io non voglio eliminarlo, ho detto basta, ce ne sono abbastanza. Ce ne sono abbastanza. Ma lo sai che ogni volta che tu abbatti una parte di foresta, madre natura poi si riprenderà tutto con gli interessi. Ma tu ti rendi conto che se lasci tutto a madre natura, la tua casa sarebbe l'inferno? No, guarda, la nostra intelligenza dovrebbe fornirci, dovrebbe darci più doveri e non più privilegi. Ricordo un'altra cosa, c'è un altro elemento che dimmi. Il Fugatti ha finalmente proceduto alla esecuzione, non Fugatti, insomma gli uomini tecnici, alla esecuzione di un orso. Che, tra l'altro sono d'accordo molte associazioni, non tutte, ma no, molte associazioni. Ma quali associazioni? L'ISPRA, certo, per non dicono. Cioè. L'ISPRA che è un'associazione, sai che vabbè, cos'è non l'ISPRA, associazione, non Giuseppe, so benissimo cos'è. Istituto Superiore per la Protezione della Ricerca Ambientale. Comunque, un manipolo di corrotti. No, ma non si può dire io. Un manipolo di corrotti. No, ma come ti permetti? Va bene. Ti assumi la responsabilità. Assolutamente. Un manipolo di corrotti. Ti assumi la responsabilità. Perché l'ISPRA dovrebbe proteggere. Comunque, in ogni caso. Il suo acronimo dice questo. Ti prendi la responsabilità di quello che hai detto. Me la prendo sì. Comunque non mi interessa, ma l'ISPRA carità. È un'agenzia. Beh, allora, di gente è un per istituto, bene, istituto, di gente istituto, per bene, di sì, gente certo, per bene. Come no. Grandi comunque, professionisti hanno, sono, altro esatto, da gente hanno, come te. Sì, come no. Che cosa hai contro Fugatti? Come lo consideri Fugatti tu? È un infame assassino. Un infame assassino, ragazzi. Non ha infame assassino. Ha applicato la legge per proteggere la sua popolazione. Quell'orso non aveva fatto nulla, se non avrei la sventura di incontrare una coppia. E poi dopo si è dato... Considerato un pericolo. Ma cosa pericolo? Infatti non è successo niente, la coppia poi si è data la fuga. Un'ultima cosa, una mucca è stata portata in giro dagli agricoltori. Imbarazzante. Perché imbarazzante? Imbarazzante. La mucca portata in giro significa per fare... mercificare gli animali. Ma per forza fai il latte, Ma perché non ci portate una... Perché non deve fare il latte la mucca, secondo me. Il latte che lo fa come tutti i mammiferi quando è incinta ed è destinato al suo figlio. Tu neanche il latte. Al suo vitellino. Ah, solo al vitellino, dunque. Assolutamente, ma perché? Ma il latte di tua mamma era per te, non era certo per qualcuno. Che non lo possiamo prendere noi, secondo te? Ma assolutamente no, siamo l'unica specie al mondo che si permette di eseguire questo tipo di abominio. Non lo vedi tu, neanche quello. Ma che scherzi, ma scusa.